Anche il dottor Camurri ha sottolineato l'importanza dell'aspetto sociale, oltre all'aspetto fisico. Infatti, l'abbiamo già anche noi ripetuto più volte, mente e corpo fanno parte dello stesso sistema. Se noi alleniamo il corpo, ma la mente è scollegata, non otteniamo il massimo del risultato. Ecco, anche il dottor Camurri ha specificato che la parte sociale diventa molto importante, quindi il riuscire a trovare amicizie e a condividere con altre persone l'attività ginnica diventa un valore immenso. Uno tira l'altro, uno trova le motivazioni anche per fare due chiacchiere, e quanto sono importanti due chiacchiere mentre anche ci si allena? Straordinariamente importante. Ecco, qui all'Ede siamo sensibili a questa situazione, cerchiamo di creare delle comunicazioni fra i nostri allievi, e questo grazie anche per esempio ai nostri tecnici. Qua abbiamo uno dei più grandi allenatori di fitness, sia musicale ma anche come personal trainer d'Italia, riconosciuto a livello internazionale, Claudio Paganelli. Claudio, io ti chiedo una cortesia. Puoi dare un consiglio a quelli che ci seguono da casa, che magari dicono oddio, non l'attività fisica non fa per me, oddio, sono spaventati dall'iniziare magari a fare qualcosa di nuovo? Beh, intanto ci sono attività fisiche adatte a tutti e che si possono proporre a tutti. Iniziare è sempre difficile, però iniziare nel modo giusto, nel passo giusto e con i tempi giusti è sicuramente la strada migliore per raggiungere un obiettivo, che non va perso mai, perché la cosa più importante nel raggiungimento di un obiettivo è la costanza. Quindi soprattutto ora che arriva l'estate e ci si butta in allenamenti, in diete improvvisate, io vi consiglio di non fare queste cose, ma di seguire sempre programmazioni più lunghe nel tempo, più tranquille, più calme, ma che porta sicuramente a un risultato molto migliore. Ecco, Claudio insegna che creare un metodo, un'azione continuativa, dà risultati magari appena un po' più lunghi, ma diventano risultati più stabili, vero Claudio? Più duraturi. Questo, posso provare a sentire una tua allieva? Ovvio. Tiziana, dov'è Tiziana? Vieni Tiziana. Adesso sentiamo anche una sua allieva, la voglio intervistare. Tiziana, sì. Dimmi cosa ti piace dell'Eden. Beh, mi piace il fatto che ci sia gente di tutte le età e non soltanto ragazzi giovani, quindi gruppi eterogenei. Bella questa cosa, eh? Se una ragazza così giovane fa un'affermazione di questo tipo, vuol dire che non è solo esteticamente gradevole, ma probabilmente è anche molto bella. Essere belli, ve l'ho già spiegato, la differenza, la parte estetica è esterna, la bellezza è anche interna. Quindi grazie per essere con noi, grazie Claudio. Grazie a te. E adesso voglio parlarvi con uno degli esperti del sorriso, il nostro mitico Ebi, che è un tuttofare, oggi fa anche il barista. Ebi, quanto è importante un sorriso? Ah, importantissimo. Diciamo che aiuta molto a partire bene alla giornata e, come Stefano mi ha insegnato, un sorriso non fa male a nessuno, anzi aiuta a partire bene la gente. E una cosa che ho imparato grazie a te e grazie ai miei colleghi, che ogni giorno mi spronano a far meglio. Migliorarsi attraverso il sorriso è questa la ricetta che noi consigliamo. L'energia elettrica è costosa, un sorriso è gratuito ma più potente dell'energia elettrica, ricordatevelo. E questo cosa influisce? Quanto influisce un sorriso di Ebi ai nostri allievi, ai nostri clienti? Immensamente, vero Ebi? Vero. Anche perché un sorriso è quella cosa che ti mette di buon umore. Se per caso Ebi commette un errore a fare un caffè, glielo perdonano. Capita. E quanti si arrabbiano? Nessuno. Difficilmente si arrabbiano i clienti con lui. Perché? Perché sorride. Quante volte entri in un bar e trovi il personale arrabbiato, trovi il personale nervoso per le problematiche che ci sono? Comprensibili, normali, ma è più normale essere arrabbiati o più normale essere col sorriso? Ecco, un altro segreto che ti dico è che il sorriso si allena. E io e Ebi ci siamo allenati a sorridere. Vero Ebi? Eh sì.
Grande Ebi, grazie, continuo così, mi raccomando, perché Ebi oltretutto ha seguito anche le indicazioni alimentari di Camille, è dimagrito, è diventato un super fisico, e quindi tutte le ragazze quest'anno saranno tue. Non esageriamo. Però vi garantisco che Ebi è un'altra di quelle grandi, belle persone. Quindi vi aspettiamo al bar dell'Ede, vero? Siamo qua. Siamo qua. Vi aspettiamo.